Buongiorno, buongiorno. Diamo l'avvio alla seconda sessione di esplicativa dei webinar relativi alle due misure che sono in capo al Ministero del Turismo relative al PNRR, che sono il Free Tour, il Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo e la sezione speciale turismo del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese presente presso il Ministero MIMIT. Sono qui per portare il saluto del ministro Santanchè, che è molto contenta che a breve partirà la misura Free Tour e auspica che attraverso questo webinar venga resa nota e meglio conosciuta e più utilizzata la misura del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che riteniamo in questo momento storico rappresenti vicino all'altra una misura anch'essa molto utile per le imprese del settore ricettivo nel momento in cui il turismo nel 2023 dovrebbe tornare ai livelli 2019 o addirittura superarli. Per cui siamo in presenza di due misure che sono volte ad aiutare le strutture ricettive, le imprese del settore turistico a far fronte alla novità di un mercato che riparte con sempre più turisti. Questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Do la parola agli speaker che sono stati anche qua stamani, in particolare alla dottoressa Ciafriglia del Ministero. Grazie. Allora, prima di avviare le presentazioni sulla modalità degli investimenti, presento le persone in sala, in particolare il dottor Stefano Mantella dell'unità di missione PNRR del Ministero, l'ingegner Carlo Giarratano che lavora come esperto PNRR nell'ufficio e abbiamo il dottor Livio Smith qui alla mia sinistra che è rappresentante di Cassa Depositi e Prestiti. E la dottoressa Francesca Macioce per l'Associazione Bancaria Italiana e i colleghi di Invitalia, il dottor Stefano Spera, la dottoressa Fabrizia Ciriello, il dottor Gabriele Garolla di Bard, che sono qui appunto per la presentazione. In questa prima sezione illustreremo appunto l'investimento Free Tour, mentre a seguire avremo la parte del webinar che è dedicata al fondo di garanzia. Due piccole notazioni tecniche prima di dare la parola appunto ai relatori qui presenti. Il webinar verrà registrato e reso disponibile e durante il webinar stesso garantiamo appunto la possibilità ai partecipanti di fare eventuali domande, richieste, chiarimenti tramite la chat. Acquisiremo le domande pervenute e comunque risponderemo nel giro di pochi giorni, dei prossimi giorni, attraverso il sistema della FAQ, in modo da dare possibilità a tutti di conoscere le risposte alle domande che saranno ovviamente quelle più frequenti, più rappresentative. A questo punto quindi io lascerei la parola al dottor Smith di Cassa Depositi e Prestiti per un saluto. Sì, grazie, grazie a tutti i partecipanti, grazie al Ministero per averci coinvolto in questo evento di presentazione, un'iniziativa strategica a cui noi chiediamo molto, che crediamo molto in un settore che sicuramente potrà trovare beneficio dall'importanza di questo strumento e dalla potenzialità in termini di nuovi investimenti che potranno essere attivati nei prossimi anni. Il PRI è uno strumento di finanziamento agevolato che è attivo da tanti anni, da quasi 15 anni. È la prima volta che parte una misura con il Ministero del Turismo e le dotazioni residue disponibili del nostro fondo sono state allocate per circa il 60% di quella che era la disponibilità totale su questa misura, a testimonianza del fatto che è una misura che crediamo possa portare benefici per come è costruita e per l'impatto potenziale. E, da questo punto di vista mi limito a dare un dato molto significativo dal mio punto di vista. Noi tradizionalmente sul Free, come poi sarà spiegato dai colleghi di Invitalia, agiamo con un mandato alle banche convenzionate, che quindi rappresentano lo strumento di contatto diretto con l'impresa.
E l'adesione delle banche è un po' il segnale, è un po' il termometro dell'interesse verso le iniziative nel tempo promosse. E da questo punto di vista siamo di fronte a un record, a un piccolo record, nel senso abbiamo ad oggi raggiunto 34 banche aderenti, sono tutte le principali banche nazionali, molte banche del territorio. Non era mai successo e quindi crediamo che questo sia veramente il segnale di un interesse che dal basso, dalle imprese, arriva alla rete bancaria e la invita e promuove appunto un'adesione per essere parte di questo strumento che riteniamo quindi dal 1 marzo possa veramente raccogliere un'adesione vasta, importante e di impatto. Per non togliere tempo alla parte più forse interessata di istruzione dello strumento, mi limito a queste parole e lascio agli altri relatori. Grazie per la sua presenza e per il suo intervento, dottor Mitte. Allora, lascio la parola alla dottoressa Macioci, di Associazione Bancaria Italiana. Sì, sono qui in rappresentanza dell'associazione bancaria, quindi delle banche, che effettivamente, diciamo, in questo strumento, ma non solamente per il fondo rotativo, anche per il fondo di garanzia per le PMI, hanno chiaramente un ruolo fondamentale, in quanto sono, diciamo, il collegamento dell'impresa con l'agevolazione pubblica. Per il tramite del settore bancario viene veicolata l'agevolazione direttamente all'impresa. Ringrazio tutti i rappresentanti che ci hanno aiutato in questi mesi per definire lo strumento, quindi il Ministero e la Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia come soggetto gestore. Abbiamo lavorato a lungo, credo bene, tutti insieme per definire uno strumento che possa aiutare appunto il comparto in questo momento a riprendersi in modo strutturale, non solo temporaneo. Le risorse del PNRR sono un veicolo importante, non è il momento in cui è stato definito il PNRR, abbiamo detto più volte che a nostro avviso l'utilizzo degli strumenti finanziari poteva essere effettivamente un modo più diciamo efficace ed efficiente per poter rispondere e utilizzare al meglio le risorse che la Commissione europea ha messo a disposizione del nostro paese. E quindi mi sembra, insomma, che il Ministero del Turismo abbia accolto con favore, diciamo, questa proposta anche dell'associazione bancaria e abbia definito strumenti che effettivamente prevedono una leva finanziaria importante, perché che accanto al contributo pubblico è previsto naturalmente una compartecipazione delle risorse private che possono creare un valore aggiunto importante per il settore e possono garantire anche che l'investimento che è oggetto di agevolazione naturalmente possa essere anche sostenibile a livello economico-finanziario, grazie appunto alla valutazione che la banca è chiamata ad effettuare per poter erogare il proprio finanziamento, ma anche le agevolazioni sottostanti al finanziamento. Ribadisco l'importanza che gli strumenti siano standardizzati e quindi ancora un applauso particolare al Ministero del Turismo che ha deciso comunque di convogliare le risorse economiche a sua disposizione date dal PNRR su due strumenti che sono molto conosciuti nelle corde del sistema bancario, ma non soltanto, anche da parte delle imprese. Fondo rotativo per le imprese, che ben ha detto il mio collega della Cassa Depositi e Prestiti, è un fondo che già abbiamo utilizzato su vari in altri ambiti di attività economica con altri ministeri, ma forse è la prima volta che effettivamente abbiamo un successo di adesione così, insomma, ampio, 34 banche su uno strumento che comunque è uno strumento complesso, prevede un ruolo bello attivo nel settore bancario che svolge tante attività anche per conto della Cassa Depositi e Prestiti, e una sezione speciale nell'ambito del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che è uno strumento, lo conosciamo tutti, posto al centro, diciamo, delle politiche del governo anche per l'emergenza Covid e anche per l'emergenza attuale data dalla guerra in Ucraina. Quindi credo che, insomma, lo sforzo congiunto si farà vedere e i risultati dovrebbero arrivare anche a breve, perché gli strumenti sono conosciuti e nelle corde anche delle banche. Grazie. Grazie, dottoressa, grazie. Allora, lascio la parola al dottor Stefano Spera. Ho detto, sì, è corretto il nome Stefano. Lascio la parola per la presentazione della misura degli aspetti tecnici. Grazie mille, ringrazio, mi unisco ai ringraziamenti portati avanti anche dai colleghi di ABI e CDP per poter oggi riuscire a presentare e fornire elementi illustrativi e chiarificatori sulla norma Fondo Rotativo Imprese Turistiche, oppure FRITUR, come abbiamo iniziato a chiamarla recentemente.
La norma chiaramente emanata dal Ministero del Turismo con la partecipazione degli altri soggetti coinvolti, che sono l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti, e di Invitalia come soggetto gestore della misura. Andremo con questa presentazione ad illustrare alcuni aspetti peculiari della norma, che vanno dai riferimenti normativi all'ambito di applicazione, alle risorse disponibili e alle agevolazioni concedibili, sino ad andare a dettagliare tutto il processo agevolativo che passa dalla presentazione della domanda sino all'erogazione dei contributi. Per far questo utilizzeremo questa presentazione e le slide poi saranno appunto rese disponibili sui siti dei soggetti interessati. E la prima indicazione che diamo è quella relativa ai riferimenti normativi. Sono riferimenti normativi che comunque vedono l'intervento di normative più generali, quella già citata che istituisce il Fondo Rotativo per le Imprese, come il Regolamento Comunitario 651 del 2014, detto anche GPR, e la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale, che intervengono sulla definizione poi delle agevolazioni concedibili alle imprese ammesse alle agevolazioni, sino ad arrivare alla normativa vera e propria relativa all'istituzione della misura FRITUR, che parte dall'articolo 3 del decreto legge 152 del 2021, passa per il decreto interministeriale, Ministero del Turismo e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2021, per il successivo passaggio delibera CIPES, che ha assegnato le risorse al finanziamento di misure attinenti al turismo del fondo rotativo ed infine il recentissimo decreto emanato dal Ministero del Turismo lo scorso 28 gennaio 2023, che ha stabilito poi anche le modalità di accesso e presentazione allo strumento agevolativo. Andiamo poi a vedere quali sono le risorse disponibili. Sono risorse che vedono una disponibilità di 180 milioni come contributo a fondo perduto, risorse rese disponibili a valere sul PNRR. Unitamente al contributo a conto impianti, quindi a fondo perduto, c'è anche il finanziamento agevolato con risorse pari a 600 milioni di euro. Sono risorse rese disponibili a valere sul fondo rotativo imprese tramite la delibera del CIPES precedentemente citata. La particolarità della misura è che vi è anche un intervento, come stavamo già prospettando, del sistema bancario. Infatti, al finanziamento agevolato è associato anche un finanziamento bancario concesso a tasso di mercato, erogato dalle banche finanziatrici che hanno aderito alla convenzione ABCDP. Le banche di cui parlavamo poc'anzi, anche alla luce di alcune domande che ci sono arrivate questa mattina, le trovate sul sito sia del MITUR che di CDP. La dotazione complessiva del finanziamento bancario è di 600 milioni, stesso livello del finanziamento agevolato. Vediamo poi qual è l'ambito di applicazione di questa misura. La misura si muove all'interno della missione 1, componente C3, Turismo e Cultura del PNRR, che identifica il target di imprese da ammettere entro il 31 dicembre 2025, indicato in una misura di 300 imprese. La particolarità della misura è che indica anche come una quota parte di queste risorse, parliamo del conto impianti, quindi le risorse PNRR, sia destinata ad interventi localizzati nelle regioni del meridione, in coerenza con i principi generali stessi del PNRR. L'altra indicazione è quella che destina il 50% delle risorse agevolative complessive, quindi parliamo di conto impianti e di finanziamento agevolato, a interventi volti a supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Passando poi a chi può presentare la domanda, quindi ai soggetti beneficiari di queste agevolazioni, vediamo che è possibile presentare domanda da parte di imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico, congressuale, compresi stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed infine i parchi tematici. Un aspetto da tenere in considerazione è che le imprese, per poter presentare domanda, devono gestire in modo diretto un'unità ricettiva o un servizio turistico, anche in immobili o aree di terzi, purché abbiano un contratto regolarmente registrato che dovranno necessariamente allegare alla domanda di presentazione della domanda. Oppure le imprese devono essere proprietarie di immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitate le attività ricettive o turistiche. Inoltre,
questi soggetti devono avere ulteriori requisiti. E tra i requisiti di ammissibilità, le imprese dovranno essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, trovarsi in regime di contabilità ordinaria, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria oppure in stato di fallimento. Devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, di prevenzione degli infortuni e contributiva. Devono, e questo è un altro aspetto saliente della normativa, essere in possesso di una positiva valutazione del merito creditizio da parte di una banca finanziatrice aderente alla convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti, MITUR e ABI, e della delibera di finanziamento adottata dalla benissima banca finanziatrice. Questo documento andrà necessariamente allegato in sede di presentazione dell'istanza. C'è poi tutta una casistica di imprese che non possono presentare domande, che è stabilita all'articolo 4 del citato decreto del 28 dicembre. Andiamo poi a parlare di cosa le imprese possono andare a realizzare. Possono realizzare investimenti inerenti alla riqualificazione energetica, alla riqualificazione antisismica, all'eliminazione di barriere architettoniche, alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia o all'installazione di manufatti leggeri. Possono poi essere realizzati interventi di realizzazione di piscine termali, acquisti di attrezzature ed apparecchi per lo svolgimento di attività termali, oltre ad interventi mirati alla digitalizzazione e all'acquisto o al rinnovo di arredi. Chiaramente poi questi interventi devono andare a rispettare alcuni requisiti, devono essere chiaramente compatibili con le finalità statutarie dell'azienda che presenta l'istanza, devono essere organici e funzionali all'attività svolta dalla stessa azienda, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda dell'incentivo. Vanno realizzati in una o più unità locali dell'impresa proponente, che devono essere ubicate sul territorio nazionale, devono prevedere spese di investimento comprese tra i 500.000 euro e i 10 milioni di euro. Parliamo di spese di investimento ammissibili. I lavori devono essere avviati entro 6 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e devono essere conclusi obbligatoriamente entro 30 mesi da sempre dalla data di stipula del contratto. Inoltre, come tutti gli interventi all'interno del PNRR, devono essere conformi ai principi del DNSH. Andiamo poi a vedere quali sono le spese ammissibili, sempre al netto dell'IVA, come avviene solitamente per tutte le misure agevolative, devono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e devono rispettare i limiti stabiliti dalla norma. Questi limiti vedono la concessione di ammissibilità del 2% massimo per i servizi di progettazione, più un 5% per il suolo aziendale e le relative sistemazioni, del 50% per le opere murarie. Non sono invece previsti vincoli di ammissibilità percentuali per quanto riguarda le spese di impianti, macchinari ed attrezzature. Un ulteriore limite del 5% è sugli interventi di digitalizzazione. L'elenco delle spese lo troverete dettagliato sia sull'elenco del Ministero del Turismo che sul sito di Invitalia. Andiamo a vedere quali sono le agevolazioni concedibili su ogni singolo investimento. Le agevolazioni sono concedibili entro il 31 dicembre 2023, data ultima al momento per la conclusione dell'iter valutativo e quindi per la deliberazione delle istanze, sono composti da contributo in conto impianti, che viene concesso sulla base degli importi ritenuti ammissibili in sede di istruttoria, tenendo conto dei limiti percentuali massimi basati sulla dimensione di impresa e sulla localizzazione dell'investimento, e su questo torneremo poi. C'è poi il finanziamento agevolato, che viene concesso da Cassa Depositi e Prestiti, ha una durata minima di 4 anni ed una massima di 15 e prevede un preammortamento per un massimo di 3 anni correlato alla durata di realizzazione dell'investimento. È applicato un tasso fisso dello 0,5% ed ha un importo uguale a quello del finanziamento bancario, che si va a affiancare a questa ulteriore tipologia di agevolazioni, viene concesso dalla banca finanziatrice aderente alla citata convenzione, ha una durata identica a quella del finanziamento agevolato ed è concesso ad un tasso di mercato. Ribadiamo nuovamente che la delibera di concessione del finanziamento bancario deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza nel momento in cui viene presentata tutta la documentazione sul sito di Invitalia. Ribadiamo inoltre che la somma di queste agevolazioni, quindi parliamo di finanziamento agevolato,
di contributo in conto impianti e del finanziamento bancario non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. Andando poi avanti ancora sulle agevolazioni concedibili, andiamo a fornire una esplicitazione di quella che prevede la norma per quanto riguarda il fondo perduto, quindi il contributo in conto impianti. Il contributo in conto impianti è che si muove all'interno dei target di attuazione previsti dal PNRR, prevede una diversa e differente possibilità e percentuale di agevolazione a seconda della tipologia di impresa e a seconda della localizzazione. Quindi vediamo un quadro che ci prospetta agevolazioni maggiori a fondo perduto, misura percentuale per microimprese localizzate nella zona A della carta degli aiuti a finalità regionale e agevolazioni decrescenti mano a mano che cresce il livello di dimensionamento aziendale e andiamo verso zone non svantaggiate. È inoltre prevista per le piccole microimprese localizzate nella zona A un ulteriore incremento della percentuale agevolativa sul fondo perduto per investimenti relativi a supporto dell'innovazione digitale. Un'ultima presentazione specifica sulle agevolazioni concedibili è quella relativa al mix tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, riconoscibile all'interno dei limiti in termini di equivalente di sovvenzione lorda, quindi di vantaggio che le imprese hanno ad accedere alla finanza agevolata rispetto a quanto potrebbero reperire sul mercato, secondo quello che è stabilito dal regolamento comunitario 651 del 2014. Anche qui avrete modo di vedere come le percentuali sono maggiori in termini di equivalente di sovvenzione per imprese di dimensioni più piccole in territori svantaggiati rispetto a imprese di dimensioni più grandi localizzate in dimensioni differenti. Chiaramente questa è una classificazione di massima che poi in fase di valutazione istruttoria dovrà andare a verificare la realizzazione effettiva, il dimensionamento effettivo, altri parametri, tra cui la tempistica di realizzazione dell'investimento, la localizzazione anche in determinate zone censuali, e per questo invitiamo a controllare con accuratezza l'effettiva localizzazione delle iniziative proposte alle agevolazioni, al fine di consentire un più rapido iter agevolativo da parte del soggetto gestore. Andando poi avanti con la presentazione arriviamo a quello che è l'iter agevolativo vero e proprio, che parte dal proponente, elenchiamo qui anche i soggetti coinvolti. La società proponente richiede il finanziamento bancario e predispone la documentazione per presentare l'incentivo. La banca finanziatrice valuta il merito creditizio della proponente e rilascia la delibera di finanziamento redatta secondo le modalità definite dalla citata convenzione. Dopodiché la proponente potrà inviare la domanda di accesso completa tramite il sito di Invitalia. Invitiamo a presentare la documentazione completa in ogni sua parte, perché questo facilita il lavoro e consente di snellire i tempi istruttori. Successivamente all'arrivo delle istanze, Invitalia parte con la fase di valutazione vera e propria. Questa fase di valutazione vera e propria Invitalia svolge delle analisi sulla completezza e la correttezza documentale, sul rispetto dei requisiti di accesso alla misura, può richiedere integrazioni qualora se ne ravveda la necessità, concedendo un tempo massimo di 30 giorni alle società per poter rispondere, mentre in caso di motivi ostativi che non consentono di andare verso una positiva valutazione, Invitalia comunica appunto la presenza di questi motivi che ostano il proseguimento dell'iter agevolativo e le società avranno 10 giorni di tempo per poter fornire le proprie controdeduzioni. Successivamente, entro 60 giorni da ricevimento, fatto salvo queste interruzioni dell'iter valutativo, Invitalia comunica la proposta di concessione degli incentivi. Successivamente, qualora ce ne fosse bisogno, in caso di una necessaria rimodulazione della delibera di finanziamento, la proponente richiede questa rimodulazione alla banca finanziatrice. Una volta pervenuta questa nuova delibera, Invitalia fa le sue successive valutazioni, trasmette la proposta di concessione definitiva al Ministero del Turismo e a Cassa Depositi e Prestiti. Quest'ultimo soggetto, Cassa Depositi e Prestiti, adotta e trasmette la delibera finale di finanziamento agevolato per conoscenza agli altri soggetti coinvolti. E alla fine di tutto l'iter sarà il Ministero del Turismo che adotterà il provvedimento di concessione e il beneficiario a questo punto potrà finalmente sottoscrivere il provvedimento di concessione e procedere poi con la stipula con la banca finanziatrice per conto di CDP del provvedimento finale.
Una volta terminato l'iter agevolativo si passa poi alla parte di realizzazione del piano di spesa e quindi di erogazione degli investimenti. Le agevolazioni saranno concesse sulla base di stati di avanzamento lavori che sono presentati dalle società beneficiarie in forma già quietanzata. Possono essere un massimo di 3, comprensiva l'ultima relativa alle erogazioni a saldo. Alcune specifiche su queste modalità di presentazione. Il primo SAL deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, mentre il SAL a saldo va presentato entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma. E per data di ultimazione intendiamo l'ultimo giustificativo del programma di spesa. Il contratto di finanziamento potrebbe prevedere anche che il finanziamento sia erogato in anticipazione del 20% massimo tramite l'acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria da richiedere direttamente alla banca finanziatrice. Il beneficiario dovrà, per ogni stato avanzamento lavori, presentare idonea documentazione di supporto. Sarà una documentazione relativa alle attività svolte, alle spese e ai costi sostenuti. I pagamenti vanno effettuati tramite conto corrente dedicato e i bonifici dovranno obbligatoriamente riportare i codici QR e CUP assegnati alla domanda e comunicati in sede di comunicazione del provvedimento di concessione. Come ultimo quadro forniamo anche indicazioni più puntuali sulla data di apertura. Decreto del 28 gennaio ha stabilito come le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del prossimo 1 marzo, sino alle ore 12 del 31 marzo, quindi ci sarà un mese per la presentazione delle istanze. Le istanze vengono presentate tramite procedura informatica sul sito Invitalia, al link che vedete sotto riportato. Riportiamo anche indicazioni sia sul sito del Ministero del Turismo che sul sito Cassa Depositi e Prestiti che sul sito di Invitalia sono presenti tutte le informazioni relative alla mobilistica, relative alla normativa, relative alle banche che hanno aderito alla convenzione. E infine, per completezza di informazioni, qualora le imprese dovessero avere bisogno di ulteriori informazioni, chiarimenti sulla misura, Invitalia ha attivato un servizio CRM presente sul proprio sito, al link che vedete riportato in fondo alla pagina, cui richiedere sia tramite un numero telefonico specifico, sia tramite un contact center, la richiesta di poter avere informazioni maggiori sulla misura. Sperando di aver fornito un quadro esaustivo e dettagliato sulla misura, vi ringraziamo per l'attenzione e ringrazio tutti i colleghi presenti. Grazie a lei, dottor Spera. La presentazione è stata molto chiara ed esauriente, quindi sicuramente sarà stata di aiuto alle persone presenti e alle associazioni. Allora, a questo punto continuiamo il nostro percorso e apriamo la seconda parte del webinar dedicata alla sezione speciale turismo del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, gestito sempre dal Ministero del Turismo, con soggetto attuatore il Ministero delle Imprese del Made in Italy e Mediocredito Centrale. La presentazione dell'investimento e delle modalità di partecipazione saranno curate dal dottor Luca Laragione di Mediocredito Centrale, che vedete collegato da remoto. Buongiorno, dottor Laragione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Allora, le lasciamo la parola per la presentazione dell'investimento e di tutte le informazioni che possono essere utili agli operatori connessi per un'efficace partecipazione anche a questo investimento a cui il Ministero e tutti noi teniamo molto. Prego. Grazie di nuovo, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi dispiace non essere presente lì con voi, ma purtroppo si sono sovrapposti diversi impegni, anche altri impegni, e quindi sono stato impossibilitato ad essere presente. Però comunque volentieri vi illustrerò questa che è la sezione speciale del Fondo di Garanzia, che appunto, come diciamo in precedenza, come appunto veniva illustrato, è una sezione che è nata e è diventata operativa a partire dal 10 ottobre del 2022,
sezione istituita proprio dal decreto legge, dall'articolo 2 del decreto legge 152, e che ha come obiettivo principale quello di sostenere l'accesso al credito di tutte le imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive, stabilimenti balneari, complessi termali, quindi ad ampio raggio su quella che è un po' tutta l'attività del turismo in generale. È una sezione che ha una dotazione di 358 milioni di euro, di cui un 50% di queste risorse sono destinate ad interventi di riqualificazione energetica. Come vi dicevo, è partita dal 10 ottobre dell'anno scorso. Al momento dell'attivazione di questa sezione speciale che opera sul fondo di garanzia, sono stati anche aggiornati i moduli di richiesta dell'agevolazione, il cosiddetto allegato 4, che l'impresa deve sottoscrivere per poter richiedere proprio l'agevolazione e l'accesso al fondo di garanzia per il tramite di un soggetto finanziatore, che può essere una banca, o un soggetto garante che intermedia appunto per il tramite della banca. È un modulo, l'allegato 4, dove vengono inserite tutte le informazioni generali dell'impresa stessa, delle caratteristiche dell'operazione finanziaria e delle finalità di questa operazione finanziaria, ed è stata integrata con delle informazioni e delle dichiarazioni relative alla sezione speciale del turismo che si sono rese necessarie proprio per rispettare quel tagging ambientale prevista proprio da tutto il PNR da questa sezione speciale in particolare. Si tratta semplicemente di una dichiarazione nella quale il soggetto beneficiario finale, l'impresa, dichiara di non operare in determinati settori di attività economica che sono appunto nocivi per l'ambiente e che si impegnino a comunicare al fondo eventuali modifiche della loro attività e che quindi questa attività poi possa andare a ricadere in uno di quei settori esclusi. In questa slide sono illustrati tutti i codici Ateco ammissibili alla misura della sezione speciale del turismo. Come vi dicevo, viene preso in ampio spettro, in ampio raggio tutto quello che è l'attività turistica. E come vi dicevo in precedenza, questa sezione speciale possiamo dire che si compone di due anime, così come appunto vengono suddivise le risorse che sono state messe a disposizione. Infatti un 50% di queste risorse, come vi dicevo, sono destinate agli interventi di riqualificazione energetica. Mentre c'è un'altra parte, un 50% delle risorse viene destinata ad una parte molto più generale, che va a sostegno proprio dell'attività dell'impresa turistica per quel che riguarda tutti i suoi fabbisogni di liquidità e di investimenti del settore stesso. Quindi qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, qualsiasi finalità che abbia questa operazione finanziaria può accedere a questa parte, a questo 50% della sezione speciale del turismo. È una sezione speciale che prevede una serie di deroghe e di facilitazioni rispetto all'accesso ordinario al fondo di garanzia. Come ben sapete, ad oggi il fondo di garanzia presenta ancora un accesso semplificato in alcuni aspetti che però hanno una durata ben definita nel tempo. Ad oggi la scadenza di quelle deroghe è prevista per il 31/12/2023, mentre tutte queste deroghe che vi illustrerò e che riguarderanno la sezione speciale del turismo non hanno una scadenza nel tempo, ma continueranno ad essere valide anche alla chiusura di questa normativa emergenziale che è in questa sua fase di phasing out. Quali sono queste deroghe? Soprattutto sono sicuramente l'accesso gratuito alla garanzia del fondo, perché comunque per accedere alla garanzia del fondo è previsto il pagamento di una commissione, una tantum, che può dipendere dalle caratteristiche dell'operazione e dalla tipologia dell'impresa e può variare da uno 0,25% per le imprese di micro dimensione fino ad arrivare all'1% dell'importo garantito per le imprese di grandi dimensioni. Viene confermato la struttura dell'importo garantito per impresa fino a 5 milioni e soprattutto viene ampliata la platea dei beneficiari finali, cioè con la possibilità di poter accedere alla sezione speciale del turismo anche per le imprese cosiddette mid cap, quelle imprese diverse dalle PMI che hanno un numero di dipendenti inferiori a 499.
Questa è una deroga molto importante. Durante il periodo emergenziale il fondo poteva garantire anche in via ordinaria questa tipologia di imprese. Poi a partire da inizio 2021 questa deroga è venuta meno e quindi da quel momento in poi queste tipologie di imprese non possono accedere alla garanzia del fondo. Con la sezione speciale viene ripristinata questa possibilità di accesso e quando parliamo di small mid cap è importante però sottolineare che per individuare una small mid cap, essendo al di fuori di tutto quel contesto delle regole di individuazione delle PMI, come da regolamentazione europea, per individuare una mid cap l'unico parametro a cui fa riferimento è il numero di dipendenti e soprattutto il numero di dipendenti riferiti alla sola impresa che fa la richiesta di agevolazione. Quindi per ipotesi anche un'impresa appartenente al gruppo Fiat che si definisce mid cap rientra in questa sfera purché abbia un numero di dipendenti inferiore a 499, perché noi non andremo a calcolare e a computare anche i dipendenti derivanti dalle proprie imprese associate o collegate. Altro aspetto importante della sezione speciale è la possibilità di rinegoziare o consolidare finanziamenti su stessa banca di operazioni che non sono già garantite dal fondo. Questa è un'opzione, questa è una deroga che è stata ripresa da quella che era il contenuto del DL liquidità della normativa emergenziale del fondo che è venuta meno a partire dal 1 luglio del 2022. Viene ripristinata con la sezione speciale purché questo finanziamento concesso dalla banca preveda un credito aggiuntivo o comunque dei vantaggi in termini di condizioni economiche applicate. Per quanto riguarda invece le percentuali di copertura, sono fisse per tutte le tipologie di operazione, per tutte le imprese a prescindere dalla propria rischiosità, 70% in garanzia diretta, 80% in controgaranzia e assicurazione, con la possibilità per le regioni di poter integrare queste percentuali attraverso l'istituzione di ulteriori sezioni speciali regionali. Ad oggi abbiamo attiva la sezione speciale dell'Emilia Romagna e della Toscana che integrano la sola riassicurazione fino al 90% e poi abbiamo attiva la sezione speciale della provincia autonoma di Trento che integra la garanzia diretta fino all'80% nel caso di operazioni superiori a 300.000 è riferita ad imprese di micro e piccole dimensioni, mentre arriva fino al 90% in riassicurazione per quelle operazioni finanziarie che sono al di sotto dei 300.000 euro. Queste sezioni speciali comunque sono destinate comunque ad aumentare, dico a livello regionale, perché comunque sono in corso i vari colloqui tra il Ministero e le regioni stesse per poter istituire sezioni speciali ad hoc che sicuramente interverranno anche nell'ambito del turismo e quindi porteranno un incremento delle percentuali di copertura anche in altri ambiti territoriali. Altro aspetto importante è la concessione della garanzia senza la valutazione del merito di credito dell'impresa. Noi, a partire dal 2019, anno della riforma del fondo di garanzia, abbiamo introdotto un modello di valutazione del fondo per valutare l'ammissibilità e la rischiosità dell'impresa stessa. A condizioni ordinarie pre-pandemia, le imprese che ricadevano in fascia 5 di questo modello erano escluse, ad oggi sono comunque ammissibili, però sulla base della fascia di appartenenza dell'impresa, ad oggi si può avere una percentuale di copertura più bassa rispettivamente del 60% o arrivare all'80%. Ad ogni modo, per accedere alla sezione speciale, anche alla chiusura di questa fase emergenziale, l'impresa non verrà più valutata sulla base di questo modello di valutazione, alimenteremo questo modello di valutazione, viene alimentato questo modello di valutazione soltanto a fini gestionali interni, perché comunque dobbiamo andare a definire la rischiosità dell'impresa per poter effettuare degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio adeguati. Altra apertura invece riguarda la possibilità di ammettere anche imprese che sono in situazioni, hanno delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore che possono essere classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate. E quindi questa è una deroga a una delle condizioni di accesso ordinario, perché a condizioni ordinarie queste imprese che presentano queste situazioni di temporanea difficoltà non potrebbero accedere alla garanzia del fondo.
grazie a questa deroga potranno utilizzare la garanzia della sezione speciale e quindi usufruire dell'agevolazione del fondo stesso. Altro aspetto riguarda invece la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con quella di anche altre garanzie reali per le operazioni di investimento immobiliare. A condizioni ordinarie cosa accade? Accade che se su un'operazione finanziaria viene richiesta una garanzia reale di tipo per esempio un'ipoteca, la somma dell'ipoteca e della garanzia del fondo non può eccedere il 100% dell'operazione finanziaria. Quindi in tal caso, in questi casi, la banca o il soggetto finanziatore deve decidere se rinunciare a una parte di ipoteca o a una parte di garanzia per non sforare appunto questo limite. Con la sezione speciale vi è la possibilità anche di andare oltre il 100% quando appunto si tratta di investimenti immobiliari, in modo tale anche da facilitare il rilascio di questo finanziamento anche a condizioni più agevolate a livello comunque economico, perché comunque la garanzia del fondo rimarrebbe inalterata perché appunto si può andare oltre il 100% dell'operazione finanziaria. È importante dire poi che comunque l'accesso alla sezione speciale può avvenire sulla base di tutti i regimi di aiuto attualmente in vigore sul fondo di garanzia, quindi può avvenire anche sia sul regime de minimis che sul regolamento di esenzione per quanto riguarda per quanto riguarda gli investimenti, e si potrà sfruttare anche laddove possibile il quadro temporaneo attualmente in vigore, il cosiddetto Temporary Crisis Framework. Queste sono delle opportunità molto importanti, perché appunto il Temporary Crisis Framework sarà in vigore ancora fino al 2023. Infatti noi l'invito che facciamo è di utilizzare il più possibile questo regime, questo quadro temporaneo, in modo tale da poter mantenere liberi soprattutto il regime de minimis per il momento in cui appunto questi quadri temporanei non saranno più a disposizione, e quindi si dovrà necessariamente ritornare a quel plafond cappato di 200.000 euro che prevede il de minimis negli ultimi 3 esercizi precedenti la richiesta di agevolazione. È naturale che comunque il Temporary Framework, per poterlo utilizzare, prevede il soddisfacimento di alcune condizioni in termini di durata, massimo 84, no, 84 mesi, e in termini di importo, che comunque non devono essere superiori a determinati indicatori: il 15% del fatturato medio degli ultimi 3 anni o il 50% dei costi, delle spese effettuate per l'energia degli ultimi 12 mesi. Quindi, laddove ci fossero queste condizioni, il nostro invito è comunque di utilizzare questo quadro temporaneo in modo di non gravare poi sugli altri regimi ordinari. Infine, do 2 parole anche su alcune condizioni di accesso particolari, perché è importante sottolineare che l'accesso alla sezione speciale, ma poi in generale anche sul fondo di garanzia per le mid-cap e le imprese che hanno un importo garantito, che hanno un'esposizione con il fondo oltre 2 milioni e mezzo in termini di importo garantito, può avvenire esclusivamente a valere sul Temporary Framework. Questo perché? Perché ad oggi il metodo di calcolo dell'ESL per queste tipologie di imprese è in corso di aggiornamento. Il metodo precedente era scaduto, sono in corso i colloqui con la Commissione europea e il Ministero per poter rinnovare e individuare un nuovo metodo di calcolo per andare oltre 2 milioni e mezzo di garantito. Speriamo di averlo in tempi brevi, ma fino a quel momento per queste due tipologie di impresa si potrà accedere al fondo e quindi anche sulla sezione speciale esclusivamente a valere sul TCF. A conclusione, giusto 2 numeri sull'operatività. Come dicevo, partita il 10 ottobre del 2022, alla data del 31 gennaio abbiamo accolto 307 operazioni per un importo finanziato di oltre 105 milioni di euro, e di queste 300 operazioni 27 riguardano investimenti per efficientamento energetico. A livello regionale, qui in tabella scusate c'è un refuso ma verrà corretto, a livello regionale è comunque il Veneto che traina, comunque rappresentando la prima regione per numero di operazioni accolte. Anche un po' più indietro risultano essere i risultati del
del Mezzogiorno, sperando che appunto possano usufruire di queste opportunità, perché appunto soprattutto nel Mezzogiorno ci sono tante, il turismo rappresenta uno degli strumenti più importanti che trae nell'economia di queste regioni, quindi ci aspettiamo che in queste, in generale in tutta Italia, ma soprattutto nel Mezzogiorno, si possa sfruttare questo strumento messo a disposizione. Io vi ringrazio per l'attenzione, poi come sapete siamo a disposizione per dirimere tutti gli eventuali dubbi e rispondere a domande. Grazie. Grazie dottor La Ragione per la presentazione molto chiara, anche la sua ed esauriente. E quindi concludiamo qui il nostro webinar. E ringrazio tutti i partecipanti e i relatori, le persone che sono qui in sala e da remoto che ci hanno accompagnato in questo momento esplicativo dei due investimenti. Ricordo ancora che ci sarà disponibile sul sito del Ministero del Turismo la registrazione del webinar. Nei prossimi giorni daremo risposta alle numerose domande che sono state postate via chat, le abbiamo viste, appunto risponderemo in modo da avere un quadro esaustivo. E in ultimo condivideremo anche le presentazioni che avete visto oggi, sempre sul sito del Ministero, in modo che appunto sia tutto il materiale a disposizione degli operatori e sia così facilitata la partecipazione alle due misure. Con questo vi salutiamo, grazie della partecipazione. Arrivederci. Arrivederci.